partita con un avversario che in questo momento è sopra in classifica. Qualcuno aveva, secondo me, con un pizzico di inappropriatezza, aveva detto che questa squadra era in vacanza. Sarei stato felice che fosse venuta a vedere la partita all'Olimpico per capire la forza, la grinta, la voglia che avevano i ragazzi di fare un risultato su un campo che storicamente per la Sampdoria è un po' ostico. Era in pugno, abbiamo avuto le palle per chiudere il primo tempo, purtroppo non siamo stati fortunati a chiudere la partita e all'ultimo, con un gol un po' rocambolesco, ci dobbiamo accontentare di un punto. Sono tutte parate che sono differenti tra di loro, perché le letture in profondità non sono mai facili, perché quando il portiere esce dalla propria area ormai è costretto a prendere la palla, perché il dazio che può pagare è elevatissimo, quindi le letture devono essere quasi perfette. E poi situazioni ravvicinate, può essere la palla di Belotti sullo schema, i tiri, il primo tempo deviato, quindi ha cambiato la traiettoria, o il tiro di Boyer il secondo tempo, dove anche lì il pallone ha preso un effetto strano. Dico solo peccato per il gol, perché secondo me è stato bravissimo Iturbe a calciare mentre la palla scendeva, io stavo prendendo posizione, ha rubato un po' il tempo a tutti, però potevamo portare a casa 3 punti. Questa è una squadra che ha nelle corde il lavoro del collettivo e oggi ci terrei a sottolineare quella che è stata la prestazione della squadra, perché a differenza del Toro, che come hai detto te è costruita magari con le braccia molto grosse e con le gambe fini, la Sampdoria è una squadra che lavora di coralità, di reparto, di sacrificio uno per l'altro e a lungo andare queste cose qua danno quei punti in più e quelle soddisfazioni in più ai propri tifosi.